Dal punto di vista di un imprenditore come lei, cosa dovrebbe fare la politica per tutelare il binomio, ambiente-economia? Potendo fare la politica, sarebbero tante le cose da fare, però bisognerebbe prima parlare di regole che attualmente secondo me consentono alla politica di fare tanto poco, talmente poco che è l'unica cosa che secondo me può, anzi ha il dovere di fare, è quella di approcciare gli eventuali miglioramenti di questo equilibrio che io reputo l'equilibrio fondamentale per il mantenimento di chi sul territorio deve viverci, di approcciare il tema con un pragmatismo economico-sociale fondamentale e quindi capire qual è il punto d'equilibrio fra questi due termini, dopodiché darsi da fare sudando, visto che non può più legiferare e che ha delle linee guida entro cui deve stare. Io sono un vecchio stampo e quindi io non ho mai visto né un'impresa, né uno Stato, né un comune che ottenga dei risultati senza prima investire. Non esiste un'attività, anche l'amore, dico sempre, necessita di un investimento per avere un ritorno. Figuriamoci un'impresa che sia comunale o che sia privata. Quindi, non potendo investire, perché oggi non si può investire, ahimè, io dico che debbano i politici che approcciano questi temi così importanti devono darsi da fare nel individuare quali sono appunto le risorse da poter indirizzare, visto che non le possono dare, verso una direzione anziché un'altra, ovviamente nel rispetto di quell'equilibrio di cui parlavamo prima.